Salve a tutti, oggi un bellissimo argomento molto operativo che concerne le dissequazioni goniometriche di tipo non elementare. È un argomento che di teorico ha ben poco e diciamo che dobbiamo utilizzare tutto ciò che conosciamo sulla goniometria, nonché in generale sulle equazioni e dissequazioni, per trovare il modo per risolvere correttamente dissequazioni di tipo generico. Allora vi farò un po' di esempi e voi poi dovete comunque cercare di esercitarvi il più possibile per acquisire la sufficiente padronanza. Allora, cominciamo. Io vi do il numero dell'esercizio in modo da poterlo ritrovare sul vostro libro. Cominciamo dall'esercizio 556 della pagina 844. Si tratta di questa disequazione 2 sen quadro di x più radical 3 sen x maggiore o uguale di 0. Allora, questa evidentemente si risolve facendo la posizione sen x uguale t e riconducendoci quindi a una disequazione algebrica di secondo grado. 2t al quadrato più radical 3t maggiore o uguale di 0. 2t più radical 3 maggiore o uguale di 0, con le due soluzioni dell'equazione associata, che sono t1 uguale a 0 e t2 uguale a meno radical 3 su 2. A questo punto possiamo risolvere l'equazione in t, la disequazione in t minore o uguale di meno radical 3 su 2, oppure t maggiore o uguale di 0. Ripassando alla nostra sen x, abbiamo sen x minore o uguale di meno radical 3 su 2, oppure sen x maggiore o uguale di 0. Rappresentiamo graficamente la prima, chiamiamola A e B, questa è l'A, e qui abbiamo il nostro. Io risolverò sempre con la circonferenza goniometrica, non utilizzerò mai i grafici delle funzioni goniometriche che vedi, sì, mi sembrano comunque più lunghi e meno sicuri come esito. Danno meno certezza su quello che andiamo a scrivere. Allora, meno radical 3 su 2 lo collochiamo qui e tiriamo un orizzontale, visto che stiamo studiando il seno. I due angoli sono questi dell'equazione associata, 4 terzi di pi greco e l'altro 5 terzi di pi greco. E noi dobbiamo evidenziare gli angoli per i quali il seno è minore di meno radicale 3 su 2. Quindi si tratta di questi angoli qui in basso. Facciamolo con una penna di colore diverso, così lo evidenziamo meglio. Si tratta quindi di questi angoli. Osserviamo che gli estremi vanno compresi perché c'è l'uguale e quindi marchiamo questo fatto. E quindi possiamo scrivere, anzi lo scriviamo tutto quanto poi dopo. La seconda, sen x maggiore o uguale di 0, noi già sappiamo che il seno è positivo nel primo e secondo quadrante, quindi non c'è bisogno di disegnare la circonferenza goniometrica in questo caso perché qui possiamo senz'altro scrivere che siamo nel primo e secondo quadrante. Allora possiamo adesso passare subito a scrivere le nostre, diciamo, la nostra. Dunque, la soluzione della nostra disequazione è questa. Allora, 4 terzi di pi greco minore o uguale di x minore o uguale di 5 terzi di pi greco, abbiamo aggiunto la periodicità, e poi qui abbiamo aggiunto il primo e secondo quadrante, 0 più 2k pi greco minore uguale di x minore uguale di pi greco più 2k pi greco. Quindi qui abbiamo 0 e pi greco e poi abbiamo aggiunto la periodicità. A questo punto passiamo alla seconda disequazione. La seconda disequazione è la numero 566 di pagina 844. 566 di pagina 844.
2 meno coseno di x minore o uguale di radice di 2 seno di x meno pi greco quarti più sen x. Allora, qui l'unica operazione preparatoria è esprimere seno di x meno pi greco quarti diciamo, in funzione di sen x e cosen x, applicando le formule di sottrazione. Allora, lo facciamo a parte questo calcoletto qua lo facciamo qui, così poi ci prepariamo, e abbiamo che seno, quindi questo facciamolo come una finestra aperta nella soluzione generale, sen x coseno di pi greco quarti meno cosen x seno di pi greco quarti. Questi valgono entrambi radici di 2 su 2 e quindi possiamo raccogliere e scrivere quindi sen x meno cosen x raccogliendo il radice di 2 su 2. Quindi scriveremo direttamente questa espressione al posto di seno di x meno pi greco quarti. Allora, 2 meno coseno di x minuto uguale, adesso radical 2 va a moltiplicare radical 2 su 2, quindi abbiamo 2 fratto 2, 1. Si tratta quindi di semplicemente ricopiare questi due termini. Sen x meno cosen x più sen x. Allora, questi vanno via e abbiamo in definitiva 2 sen x maggiore o uguale di 2, abbiamo scritto al contrario. Semplificando, quindi sen x maggiore o uguale ad 1. Beh, è chiaro che il seno è compreso tra meno 1 e 1, estremi inclusi, quindi l'unico valore che può soddisfare questa equazione è proprio sen x uguale 1, perché per il resto non può essere soddisfatta. Ma il seno di x è uguale a 1 a pi greco mezzi. Quindi questa disequazione è risolta per x uguale pi greco mezzi più ovviamente 2k pi greco, e quindi questa è la soluzione di questa disequazione. Successiva, numero 577 di pagina 845. Allora, qui abbiamo, attenzione, questa è interessante e adesso vi dico perché. Allora, questa è la successiva, sono equazioni, disequazioni lineari che possiamo risolvere tranquillamente con le formule parametriche. È una soluzione piuttosto tranquilla che non richiede particolari accorgimenti, quindi non userò questo metodo che comunque, come vi dicevo, è quello preferito dagli studenti in genere. E vi mostrerò come in un caso come questo sia molto molto più veloce ricorrere a una soluzione grafica, totalmente grafica, cioè una soluzione che in pratica viene svolta direttamente sul piano x grande, y grande. Allora, dopo aver posto y uguale sen x e x grande uguale cosen x, e dopo aver associato a questa disequazione così trasformata l'equazione della circonferenza goniometrica, otteniamo il seguente sistema misto, e cioè y meno x più 1 maggiore o uguale di 0 e x grande più y grande uguale a 1, il cerchio goniometrico. Ora, riscriviamo la prima in formato esplicito, x meno 1, e qui abbiamo la nostra circonferenza goniometrica e andiamo a rappresentare la situazione sul piano x grande, y grande. Questa è y grande, questa è x grande. Allora, questa qui è una retta parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante con ordinata all'origine meno 1, quindi è questa retta. Avendo inclinazione di 45 gradi dovrà passare necessariamente anche per questo punto. Questo era maggiore o uguale, quindi adesso dobbiamo andare a individuare qual è il semipiano
che soddisfa questa disequazione, questo o questo. Come sapete, il modo più sicuro è sostituire un punto semplice di coordinate semplici che si trova in uno dei due semipiani e vedere se questo punto soddisfa la disequazione. Se sì, vuol dire che tutto il semipiano a cui appartiene quel punto è quello giusto, altrimenti è l'altro. Quindi se pongo 0, 0, cioè pongo l'origine, qui abbiamo 0 maggiore o uguale di meno 1, e questo è vero, quindi vuol dire che il semipiano che soddisfa la nostra disequazione è questo. Adesso io lo evidenzio così. E questo è il semipiano giusto. Tenete presente che qui vale maggiore o uguale, quindi anche la retta deve essere compresa. Allora, evidente quindi che gli angoli che si trovano con il proprio arco in questo semipiano sono questi angoli qui dentro, compresi tra questo punto e questo. Vado a marcare anche questi, anche se magari potrebbe essere superfluo, ma facciamolo per abitudine. Marco gli archi e con questo voglio marcare gli angoli. Si tratta quindi di scrivere che la disequazione è soddisfatta da 0 fino a 3 mezzi di pi greco. E quindi qui scriveremo 0 più 2k pi greco. Quindi non ho scritto né lo 0 né il più, minore o uguale di x, minore o uguale di 3 mezzi di pi greco più 2k pi greco. Cioè penso che non ci sono discussioni che sul fatto che in un caso come questo metodo sia assolutamente imbattibile come rapidità di esecuzione. Sul libro, diciamo, non trovate questo tipo di soluzione in genere. Forse per le disequazioni fratte, forse un po' di più, ma io vi consiglio di utilizzarlo tutte le volte che una disequazione lineare si presenta in forma semplice, cioè con valori che fanno presagire angoli semplici, angoli notevoli più che semplici, per cui potete risolvere agevolmente la disequazione in forma grafica. Vi farò un altro caso adesso simile a questo. Leggermente più complicato, ma solo leggermente più complicato. Si tratta dell'esercizio 579 di pagina 845. Allora, adesso la disequazione da risolvere è questa qui. Radical 3 sen x meno cosen x meno 1 maggiore o uguale di 0. Allora, facciamo la solita posizione, eccetera, che ormai abbiamo imparato, e la nostra disequazione diventa radical 3y meno x meno 1 maggiore o uguale di 0, associata alla solita circonferenza goniometrica. Scriviamo anche questa volta in forma esplicita la retta e otteniamo y maggiore o uguale di radical 3 su 3 x più radical 3 su 3. E qui la solita equazione della circonferenza goniometrica. Andiamo a disegnare la situazione. Allora, dobbiamo disegnare questa retta. Allora, questa retta ha pendenza 30 gradi, perché sapete, questa è la tangente dell'angolo che la retta forma con l'asse delle x. Se la tangente è radical 3 su 3, vuol dire che l'angolo è di 30 gradi. E la sua ordinata all'origine è, guarda caso, uguale al valore di questa tangente. Ciò significa che quest'angolo di 30 gradi corrisponde esattamente a una retta che passa per questo punto e per questo punto qua, per radice di 3 su 3, perché radice di 3 su 3 su 1 è proprio la tangente di quest'angolo, quindi quest'angolo è 30 gradi. Quindi vedete la difficoltà soltanto nel disegnare la retta sfruttando la particolarità dei valori numerici che corrispondono ad angoli notevoli. Questa è la nostra retta. Dobbiamo scegliere adesso il semipiano che corrisponde a questa disequazione. Allora, se io metto l'origine, 0 non è maggiore o uguale di radical 3 su 3, ciò significa che il semipiano che dobbiamo prendere in esame
è quello superiore, quindi adesso lo evidenziamo. È questo qua. Quindi gli angoli sono quelli compresi, corrispondenti a questo arco, compresi gli estremi. Ora, dobbiamo, per completare la nostra disequazione, semplicemente andare a individuare questo angolo. Ma questo angolo è chiaramente un angolo di pi greco terzi radianti. Questo è semplice da comprendere perché questo angolo e questo sono, diciamo, uguali perché i triangoli isoscele, quindi anche questo è di 30 gradi, e corrispondentemente sarà, diciamo, questo angolo qui sarà anch'esso di 30. E quindi questo sarà di 60 gradi, cioè pi greco terzi. Quindi questo è pi greco terzi radianti e questo invece è pi greco radianti. E quindi possiamo scrivere la soluzione pi greco terzi più 2k pi greco minore o uguale di x minore o uguale di pi greco più 2k pi greco radianti. Appena un po' più complicato di quello che abbiamo svolto prima. L'ultimo caso che esaminiamo è quello della disequazione dell'esercizio 583 di pagina 846. Sen x per tangente di x meno 1 minore di 0. Qui abbiamo il prodotto di due fattori, quindi studiamo il segno dei singoli fattori, naturalmente ponendo i singoli fattori maggiori di 0, per poter studiare in maniera più sicura il segno. Allora, la prima è sen x maggiore di 0 e questa, se è risolta tra 0 e 2π greco, cosa che viene richiesta in questo esercizio, ha come soluzione 0 minore di x minore di π greco perché il seno è positivo nel primo e secondo quadrante, cioè tra 0 e π greco. La seconda, tangente di x maggiore di 1, è risolta, facciamo un breve richiamo sul segno, sui valori della tangente, così le idee sono perfettamente chiare. Quindi la tangente la disegniamo su questa retta. Maggiore di 1 significa maggiore di questo valore qui che è 1. Questi, quindi la tangente è positiva qui ed è positiva anche per questi angoli, quindi tra pi greco quarti e pi greco mezzi è tra 5 quarti di pi greco e 3 mezzi di pi greco. Quindi qua potremmo scrivere che questa è verificata per pi greco quarti minore di x minore di pi greco mezzi oppure per 5 quarti di pi greco minore di x minore di 3 mezzi di pi greco. Adesso si tratta di andare a combinare i segni. Attenzione, questo lo possiamo fare sia sul cerchio goniometrico sia sulla retta numerica dei numeri nella maniera tradizionale. Sono due metodi entrambi validi. Se vi trovate più comodi a farla sulla retta, non c'è alcun problema. Sulla circonferenza goniometrica, a volte è conveniente, quando le cose non sono troppo complesse, cioè quando non ci sono troppi fattori, perché avendo studiato magari le singole disequazioni elementari sulla circonferenza, abbiamo già pronto tutto e dobbiamo soltanto riportare i grafici, diciamo, complessivi, diciamo, sullo stesso disegno. Io, diciamo, giusto per farvi vedere come si opera sulla circonferenza goniometrica, seguo adesso diciamo, questa rappresentazione, ma come vi dicevo, non è assolutamente da vietare l'altra. Quella che io invece eviterei è quella attraverso le funzioni goniometriche che vi ho detto sono sempre fonte di confusione. Allora, qui abbiamo che il primo fattore è positivo tra 0 e pi greco, quindi tra 0 i valori estremi sono esclusi perché non c'è l'uguale, quindi questa è l'intervallo di angoli in cui, segnaliamolo questo, la nostra
nostro fattore è positivo. Il libro indica questa cosa qui. Noi possiamo anche ricordarci che dove segniamo l'arco, questo corrisponde a valori positivi del fattore in questione. Per quanto riguarda invece la tangente, tracciamo questa retta che individua l'angolo di pi greco quarti, l'angolo di 5 quarti di pi greco, e qui abbiamo che, allora qui è positivo in questo intervallo, anche qui estremi esclusi, e poi è positivo in questo intervallo, estremi esclusi. Quindi si ragiona per circonferenze concentriche. Se seguiamo questa rappresentazione, conviene rappresentare i segni dei vari fattori su circonferenze concentriche, così possiamo poi analizzare velocemente gli incroci dei segni. Allora, adesso qui abbiamo che questo è negativo, la tangente meno 1. Invece l'altro fattore era positivo, il segno complessivo è un meno. Qui invece abbiamo positivi entrambi i fattori, quindi segno complessivo in più. Qui di nuovo il segno è discorde, il segno è di nuovo positivo qui perché entrambi sono negativi. Qui abbiamo il segno positivo, segno negativo, quindi di nuovo il segno complessivo è negativo, e qui negativo è negativo, il segno è positivo. A questo punto noi prendiamo in esame il verso della disequazione, volevamo che il prodotto fosse negativo e quindi dobbiamo accettare questo intervallo e questo intervallo. E quindi si tratta adesso di scrivere in maniera analitica questi intervalli. 0 minore di x minore di pi greco quarti è il primo, poi quest'altro, unione pi greco mezzi minore di x minore di pi greco, e poi infine questo, 5 quarti di pi greco minore di x minore di 3 mezzi di pi greco, e abbiamo risolto la disequazione. Se avessimo voluto risolvere sulla retta dei numeri questa cosa, avremmo dovuto comunque riportare qui gli angoli. Vediamolo velocemente senza magari fare errori. Allora, la prima era positiva da 0 a pi greco, quindi questa è positiva e questa era negativa. Invece la seconda era positiva da pi greco quarti a pi greco mezzi, e poi da 5 quarti, che è questo, a 3 mezzi di pi greco. E quindi meno più meno più meno più. E quindi avremo ritrovato i nostri intervalli anche sulla retta dei numeri in maniera esattamente corrispondente.